Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video con un nuovo airdrop. Abbiamo 24 ore di tempo per poter rendere leggibile il nostro wallet per questa testnet. Quello che è importante sapere è che fortunatamente non abbiamo tanti passaggi da fare, anzi è molto semplice e molto veloce, quindi vi suggerisco di poterlo fare prima possibile per poter appunto essere eleggibile. Ma veniamo subito a noi, quindi passiamo a schermo e vediamo i passaggi che ci sono da fare. Cripto affezionati, oggi siamo su Quasar, ne avevamo già anticipato, comunque discusso anche in community, però quello che dobbiamo andare a fare adesso velocemente è la parte di testnet della rete, perché avremo 24 ore di tempo per poter fare questi passaggi ed essere comunque compresi all'interno del futuro snapshot che poi darà il termine per accedere alla testnet. Perciò cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a collegare il nostro wallet che sarà Kepler. Una volta che l'abbiamo connesso, approviamo la connessione, quindi siamo connessi, ce l'abbiamo qua, vediamo un po' se già me lo legge. Ok, dovrebbe comunque prenderci successivamente la testnet di Quasar, eccolo qua, noi lo spostiamo così siamo più sicuri. Una volta che abbiamo fatto questo, andiamo su Faucet e facciamo il Faucet Link 1 Stackly. Se no possiamo andare sul loro Discord ovviamente a richiederli. In questo caso noi qua dobbiamo mettere il nostro wallet, quindi copiamo il wallet, lo mettiamo qua dentro, facciamo il captcha, quindi selezioniamo, beh, qua le solite robe, abbiamo ormai siamo espertissimi, facciamo verify dell'address e poi dobbiamo andare a mettere e fare un tweet. Quindi in questo caso facciamo tweet, confirm, twittiamo, quindi andiamo a fare questo tweet direttamente, quindi twittiamo, lo vedremo poi nella dash qua, send, vediamo un po' se si vede adesso, anzi andiamo sul nostro profilo così almeno ce l'abbiamo e ce l'abbiamo qua, perfetto. Adesso stanno segnando la transazione, quindi dovrebbe arrivare, intanto facciamo anche follow a Quasar, almeno siamo. Ok, no, ce l'avevo già, non me lo ricordavo. Vediamo un po' qua, ok. Una volta che abbiamo fatto questo, vediamo se ci sono arrivati. Ok, ci è arrivato Quasar, quindi possiamo andare qua e poi cancellare il nostro link. Perfetto, una volta che abbiamo fatto questo, torniamo su Quasar, quindi possiamo chiudere e cominciare. Dobbiamo andare su Explore Vault e qua abbiamo appunto la nostra sezione con quelli depositati. Infatti, qua noi dobbiamo andare a depositare, quindi facciamo bond. Perfetto, qua potete vedere che possiamo depositare i vari token, no? Osmo, eccetera, eccetera. Quindi facciamo 0,002 di Osmo ed è quello che ci andrà a prendere su tutti. Anzi, facciamo un pochettino di più, 0,04, così almeno ce li abbiamo tutti. Facciamo il deposit, paghiamo le nostre fees, così siamo già a posto. Tanto quelle bisogna sempre pagarle, perfetto. Adesso vediamo un attimo che vada a caricare. Ok, dovete fare un refresh della pagina perché altrimenti non vi escono fuori. Quindi avete comunque fatto questo bond, siete a posto, avremo un locking periodo di 5 minuti, quindi poi potremo fare l'unbound o il withdraw e abbiamo già finito. Non c'è altro da fare in questo caso, però facciamo vedere che siamo già dei tester, degli early tester per quanto riguarda Quasar. Quindi abbiamo fatto questa parte, poi dobbiamo andare sul loro Discord. Una volta approdati appunto sul loro Discord, qua dovremo andare nella parte di testnet feedback. Quindi cosa fare? Andare sempre sul nostro wallet, prendere il nostro wallet, indirizzo, mettere il nostro wallet intanto e scrivere Amazing Testnet very fast without bug. Ok, e questo è stato fatto. Quindi è stato inviato, ce l'abbiamo, siamo già a posto, abbiamo dato il nostro feedback e non dobbiamo fare nient'altro per quanto riguarda quello che ci richiede Quasar. Eventualmente, se volete, potete andare poi successivamente a fare il withdraw. Qua vedete tutta la suddivisione con Osmo, AI e Quasar, quindi avete già tutto qua sotto con Active. Avete qua tutto con lo stato attivo della liquidity pool ottimizzata, quindi già avviata, e quindi abbiamo fatto tutto quanto.
Bene, cripto affezionati, come abbiamo sempre detto, su qualsiasi chain noi ci siamo sempre. Questa volta siamo su comunque la parte di SDK, comunque rete Cosmos all'incirca, perché utilizziamo in questo caso Kepler. Però quello che andiamo a fare è sempre interagire con questo ecosistema delle SDK. È molto importante perché Quasar è un progettino molto interessante anche dal punto di vista di raccolta dei fondi. Quindi è bene prenderlo e renderci eleggibili. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanella perché ci saranno tanti nuovi aggiornamenti e tanti nuovi airdrop.